Beh, l'abbiamo già condiviso, ci vediamo. Ecco, ci siamo, siamo in diretta. Ben ritrovati a tutti, buona serata dal salotto virtuale delle edizioni Ares. Come vedete, stasera presenteremo il libro di Massimiliano Fiorin, Il diritto e il desiderio, e ne parleremo tra poco con i nostri ospiti che vedete già in collegamento. Come di consueto, facciamo prima un rapido riepilogo delle tante novità di casa Ares. Innanzitutto, visto che siamo alla vigilia della Quaresima, sta per arrivare in catalogo la Via Crucis di Monsignor Georg Genswein, segretario personale di Benedetto XVI, che dal 2012 è anche prefetto della Casa Pontificia. Sullo stesso argomento, visto il periodo ormai imminente, ricordiamo anche Ecco l'uomo, Meditazioni sulla Via Crucis di padre Antonio Maria Sicari, la Via Crucis storica di San José María Escrivá de Balaguer e il libro della Passione di José Miguel Ibáñez nella traduzione di Cesare Cavalleri. 2021, come avete visto anche già dalla diretta del 21 gennaio scorso, è tutto dedicato ad Eugenio Corti, l'autore del Cavallo Rosso, e quindi ogni mese praticamente avremo un incontro dedicato a questo grande scrittore. La prossima volta sarà appunto domenica 21 febbraio alle 19, sempre sulla pagina Facebook delle edizioni Ares. E in questo caso approfondiremo il libro I più non ritornano, il primo libro di Eugenio Corti. Ne parleranno Giovanni Sant'Ambrogio, giornalista e scrittore, e Claudio Costa, che è il regista del film documentario Uno scrittore al fronte. Sempre in tema Eugenio Corti, segnaliamo l'incontro di domani alle 18:30 con Francesco Righetti, presidente dell'Associazione Culturale Internazionale Eugenio Corti, e la professoressa Elena Rondena dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Altra scrittrice di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, Flannery O'Connor, ne abbiamo parlato proprio pochissimi giorni fa con l'autrice Fernanda Rossini, autrice di una bella biografia, la prima in Italia dedicata a Flannery O'Connor, che ha ricevuto veramente una vastissima eco sull'Ansa, sul Corriere della Sera, dove ne parlano Severino Colombo e Alessandro Davenia, Annalena Benini sul Foglio, Francesco Borgonovo su Panorama e Silvia Stucchi sul Libero e Davide Brullo sul Giornale. Veniamo subito all'argomento di questa sera, il diritto e il desiderio, ritrovare se stessi attraverso le crisi familiari. Vedete la copertina, l'argomento è abbastanza chiaro, l'autore non è nuovo neanche ai nostri lettori perché ha già pubblicato sullo stesso tema L'amore non si arrende, introduzione alla conciliazione familiare. Ne parliamo dunque con lui, Massimiliano Fiorin, in collegamento, insieme a Eugenio Capozzi, docente di storia contemporanea all'Università Orsola, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile, docente di psicologia giuridica alla LUMSA e a Padova, e Marco Scarmagnani, che è consulente di coppia, quindi opera proprio nel campo della mediazione, della consulenza alle famiglie in crisi. Il tema è abbastanza facile da intuire, crisi familiari, dietro ai quali però emergono altrettante ferite personali, come si comprende scorrendo questo libro, che va, poi faremo qualche cenno senza spoilerare naturalmente, va per archetipi, che, l'autore Massimiliano Fiorin, ricostruisce, attraverso i quali, che vanno dall'innocente, il guerriero, il folle, l'angelo custode e così via, ricostruisce anche altrettanti punti e di fragilità e di forza di possibili vie d'uscita da questa crisi. Non anticipo nulla, se non che, essendo storie vere, non tutte sono a lieto fine, di alcune non sappiamo neanche come vanno a finire, ma soprattutto attraverso queste storie possiamo identificare queste dimensioni di fragilità. L'ultima cosa che aggiungo, e poi lascio la parola ai relatori, è che il testo si avvale di una bella riflessione, più ancora che una semplice prefazione di Claudio Risè, psicanalista,
anche lui noto ai lettori Ares, autore, ricordiamo, Il padre, Libertà, Dono, che sembra un po' condensare il senso del libro di Fiorin e di quello che diremo stasera in poche parole, che cito letteralmente. Il libro nasce da un'angoscia e una speranza. Quest'ultima sta nella possibilità di restituire un futuro alle famiglie ferite e dunque all'intera società, valorizzando i bisogni e i desideri essenziali che sono iscritti nel cuore dell'uomo. Parto da questo punto e prima di lasciare la parola appunto a turno, vorrei partire dal professor Capozzi per chiedergli, proprio ricollegandomi a questo aspetto, cioè non riguarda solo la singola crisi e la singola famiglia in crisi, ma si allarga all'intera società. Quindi le chiederei, per quanto possibile, una sorta di quadro, per così dire, sul piano sociale e su quello storico. Sì, noi si può dire che ragioniamo di tutti questi argomenti che hanno a che fare con la famiglia, con le relazioni individuali all'interno della famiglia e la famiglia all'interno della società, a partire da un discrimine storico che più passa il tempo più ci accorgiamo essere stata una delle fratture fondamentali della storia moderna e contemporanea, cioè gli anni 60. Noi abbiamo a lungo ragionato dal punto di vista storiografico su quanto il 1914 sia stata una frattura fondamentale, come il 1789 e come la fine di quello che Stefan Zweig, chiamava il mondo di ieri, il mondo in cui ancora sopravviveva qualche aspetto della società rurale in Europa, ancora sopravviveva qualche aspetto della società cavalleresca, dell'aristocrazia, eccetera. E dopo è stato l'inizio della apoteosi, ma anche del collasso, se vogliamo, della società di massa. E sempre più ci accorgiamo che negli anni 60 noi dobbiamo vedere una frattura almeno di dimensioni e di effetti pari a quella del 1914. Non è identificabile con un anno preciso, si è detto spesso il 68, ma il 68 è una semplificazione, perché il 68 è quello che è successo nelle università, cioè le proteste studentesche in Europa, che erano già qualcosa di derivativo rispetto a sommovimenti generazionali. Ma il 68 è una semplificazione. Scusate, c'è un ritorno, non so se per voi è un problema. Sommovimenti generazionali che erano cominciati almeno 4-5 anni prima. Possiamo dire che c'è un quindicennio dall'inizio degli anni 60 alla metà degli anni 70 in cui il mondo di ieri non esiste più. Possiamo fare lo stesso discorso di Zweig. Cos'è che non esiste più? Non la società cavalleresca, non la società rurale, ma la cultura, una cultura in Occidente della comunità e del contemperamento tra le aspirazioni individuali e quelle comunitarie all'interno di ranghi, di gerarchie, di gradi, di compensazioni. Questa deflagrazione che avviene con la ribellione generazionale degli anni 60 è qualcosa che naturalmente non è che nasce dal nulla, è qualcosa che è l'ultimo stadio di una disgregazione culturale e di civiltà di quello che era stato il ceppo fondamentale della civiltà europea. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la civiltà europea trova la sua ultima incarnazione come Occidente, spostando il suo asse sull'Atlantico, sotto la tutela e l'egemonia degli Stati Uniti, che ne sono, diciamo, gli ultimi eredi e depositari, ma quell'Occidente vive soprattutto il suo splendore come società affluente, come società opulenta, come società del welfare, del benessere, della diffusione del lavoro, dell'istruzione, della diffusione dell'istruzione, della crescita, della scala sociale, dell'ascensore sociale rappresentato dall'istruzione, eccetera. Ma non
fa i conti con quella che è stata l'erosione delle sue radici culturali e delle sue radici spirituali. E in questo vuoto, in questa mancanza di risposte, cioè, tutto l'Occidente non si chiede ma com'è che in Europa siamo stati preda delle tirannie politiche, dei genocidi più spaventosi della storia umana, cioè il comunismo e il nazismo. Come è potuto succedere? Qualcuno se lo chiede, la stragrande maggioranza non se lo chiedono e vivono questa stagione invece di appunto affluent society, di boom, eccetera. Rimane un vuoto gigantesco. In questo vuoto gigantesco noi abbiamo l'ultima fiammata, ma la più distruttiva, delle ideologie 8-9-centesche. Le ideologie che erano cominciate con l'illuminismo nella sua torsione giacobina, che erano continuate nell'Ottocento con le ideologie della nazione, del popolo, del democratismo, del socialismo, dell'anarchismo, erano continuate nel Novecento con le ideologie totalitarie, e sembrava che con la fine del fascismo e del nazismo ci fosse, come dire, un tramonto della proiezione ideologica della cultura occidentale, e invece ritorna l'ideologia con una nuova forma, quella, potremmo dire, che è stata chiamata dell'utopia diversitaria da Mathieu Bock-Côté, sulla scorta di Alain Finkielkraut, e che potremmo definire, io ho definito, il libertarismo biopolitico, cioè una nuova forma di ideologia fondata appunto su quello che poi opportunamente Fiorin qui riprende, la coincidenza tra diritti e desideri, dove questa coincidenza tra diritti e desideri punta a una massimizzazione dell'idea di autodeterminazione. Autodeterminazione individuale non più come diritti civili, politici e sociali, ma come il diritto a essere quello che si vuole. Il diritto alla costruzione autonoma, indipendente di sé. Questo chiaramente è una forza distruttiva gigantesca. Ed è un'ideologia che rappresenta uno stadio diverso rispetto a tutte le altre ideologie. Perché cosa avevamo visto noi con l'epoca delle ideologie? Quella esigenza religiosa di sacrificio dell'individuo a scopi collettivi, a scopi che trascendono la sua vita terrena individuale, che era propria del cristianesimo, perché fondato sul trascendente, con la secolarizzazione si trasferisce nelle ideologie e si immanentizza. Il militante è il militante delle ideologie dei partiti, in qualche modo è l'erede secolarizzato del missionario, del frate, della suora, del sacerdote, o semplicemente dell'uomo pio. Si passa dal modello della pietas al modello del sacrificio della militanza, sacrificio per la nazione, per la classe, per il partito. Cioè, questo paradossalmente è una continuazione, non fa vedere per molto tempo quanto la secolarizzazione ha scavato nella civiltà occidentale, nella civiltà europea, che ancora non si chiamava occidentale. Non mostra queste crepe profonde perché sono coperte da questo intonaco della militanza. Il militante in fondo è uno che si sacrifica la propria vita, cioè che non mette al centro esclusivamente i propri desideri soggettivi, ma li sacrifica per qualcosa che lo trascende. Quando questa mano di intonaco viene premuta e si rivela essere soltanto uno schermo sottile, viene fuori la caverna che c'è sotto. Quando è che succede questo? Quando cade il fascismo, cade il nazismo, quando il comunismo smette di essere un modello, cioè dopo il 1956. È lì che comincia, che il tappo salta. E la secolarizzazione si mostra nella sua forma più hard, nella sua forma più uncompromising, che è semplicemente non esiste più la comunità. Esiste il desiderio individuale, l'aspirazione individuale. Questo porta ad una tsunami, ad un vero e proprio tsunami che tocca le società europee occidentali
nel profondo del loro essere, perché le cellule che le avevano tenute insieme, la famiglia, la discendenza, i rapporti tra le generazioni, quindi non le gerarchie ufficiali, istituzionali, ma le gerarchie familiari, la continuità tra le generazioni, le comunità locali, tutto questo nel giro di pochi anni viene travolto. Chiunque, vabbè, io qua faccio un discorso generazionale con lo storico, non dovrebbe mai fare. La piccola nota autobiografica mia è quella di una persona, io sono nato nel 1962, i miei genitori sono rispettivamente del 33 e del 34, io ho vissuto in una famiglia modesta del meridione d'Italia, in cui l'idea stessa, la stessa possibilità che ci potesse essere la separazione e il divorzio prima o dopo il 1974 non era assolutamente concepibile, né mai è stata concepita. E siamo vissuti in questa assoluta certezza di una generazione, quella dei nati negli anni 30, che quando sono arrivati alla vita, diciamo, matura, sono ancora gli ultimi esponenti di una di un automatismo, diciamo così, nella continuità generazionale e anche poi nella fecondità, in un certo approccio rispetto appunto all'educazione dei figli. 10 anni dopo cambia tutto. Noi abbiamo, nella realtà che io conosco e vedo, quella appunto del Mezzogiorno d'Italia, di una realtà come una città come Napoli, le prime famiglie separate e divorziate negli anni sono quelli sposati alla fine degli anni 60, inizio anni 70, e si vede la differenza di atteggiamento nei confronti della vita. Naturalmente quelle prime famiglie appartenevano alla borghesia intellettuale, appartenevano alla borghesia di quelli che avevano, tra virgolette, fatto il 68, che erano appartenenti a quella che chiamiamo la borghesia cognitiva, non la borghesia dei commercianti, dei piccoli imprenditori, la borghesia degli intellettuali, sostanzialmente. Gli intellettuali erano quelli che si separavano e divorziavano perché era la moda del momento. Il problema è che non era soltanto una moda, era di un paradigma culturale, e noi sappiamo benissimo dal punto di vista sociale quali sono le conseguenze. Lì è cominciata la curva demografica che ha portato oggi l'Italia, come altri paesi d'Europa, a essere un paese in cui l'eccesso di mortalità, cosa di cui si è sempre parlato in questi mesi a proposito della malattia del Covid, dell'infezione del virale, è l'eccesso di mortalità dei morti rispetto ai nati, soprattutto, innanzitutto. È quello di una popolazione che va calando, è quello di una erosione sempre maggiore appunto della continuità tra le generazioni, è quello di famiglie sempre più, è inutile, è pleonastico che io lo dica, incrociate con situazioni di crescita delle nuove generazioni, dei nati dagli anni 70 in poi, quindi da quelli che hanno dai 50 anni in giù, sempre più complicate, sempre più prive di sicurezze, sempre più disgregate. E questo ha degli effetti, ha un impatto gigantesco sulla vita economica, ha un impatto gigantesco sulla vita culturale, ed è oggi, e qui chiudo, non voglio rubare troppo tempo, ed è oggi il teatro di macerie su cui costruiamo. Un uomo come Massimiliano Fiorin costruisce in base a quello sulle macerie, in base a quello che potremmo chiamare l'opzione Benedetto. Cioè lui parte dalla constatazione che la guerra culturale è finita, ed è finita con una sconfitta rovinosa, purtroppo, almeno apparente, nel senso che dobbiamo dichiararlo onestamente, chi contrastava questo processo di disgregazione non ha nessuna arma culturale e politica oggi praticabile. Lo dice anche Risè nella prefazione, cioè, è inutile che stiamo qui a dire il divorzio è una cosa cattiva, non succederà mai che si torna indietro, almeno per il momento è impensabile, così come è impensabile su altre cose, è impensabile politicamente su altri aspetti come l'aborto, eccetera. Ma costruire sulle macerie, si tratta di ripartire, come nell'opzione Benedetto di Benedetto,
quando Benedetto nella sua, in quel bellissimo pezzo che lui scrive l'anno scorso, 2 anni fa, sui casi di pedofilia nel clero, dice: l'esito di tutto questo discorso che lui fa è che alla fine ci sono delle piccole comunità che vivono concretamente la comunione, e da lì bisogna ripartire, cosa che peraltro non era nuova nel suo pensiero. Ratzinger lo aveva già detto, forse già in introduzione al cristianesimo, cioè cristianesimo che subisce questo tsunami riparte dalle piccole situazioni, dalle piccole comunità, e quelle che di cui si occupa Fiorin sono appunto le microcellule, quelle dalle quali si può generare un effetto mimetico in positivo. Io sono molto pessimista, anche perché l'opzione pessimistica diciamo evita qualsiasi tipo di fugace illusione che nel corso della nostra vita noi possiamo vedere una reversibilità di una tendenza storica. Propendo per credere che, diciamo, non ci siano nel breve periodo ragioni di sperare in un cambiamento sociale e politico in questo senso, ma convengo con Fiorin assolutamente che è lì che bisogna andare a lavorare, e sulle emozioni, meditazioni interiori di sé degli individui nelle cellule familiari, così come sono sconvolte da questo tsunami, che bisogna ripetere. Grazie professor Capozzi. Intanto volevo passare la parola, prima di sentire l'autore, al professor Camerini, perché prendendo spunto dal titolo e da questa dicotomia, diciamo così, il diritto e il desiderio, ne ha fatto cenno il professor Capozzi, quali sono gli effetti di questa confusione eventualmente che caratterizza la nostra società? Ma è interessante calare quello che ha detto il professor Capozzi in quella che è attualmente la situazione delle famiglie, soprattutto delle famiglie in crisi, e rapportarlo a quello che è la visione dell'infanzia. Perché il professor Capozzi ha parlato di secolarizzazione, io parlerei anche di orizzontalità e verticalità. La verticalità sono i valori, sono le invarianti, sono i punti di riferimento di cui noi siamo tributari anche nel percorso di sviluppo di un bambino, evidentemente. La orizzontalità sono le relazioni sociali, sono tutto quello che si realizza sul piano delle comunicazioni e dei rapporti personali e più o meno intimi. Allora, ci deve essere evidentemente un'integrazione fra queste dimensioni, e io parlo sempre di codice materno e di codice paterno. Attenzione, codice non vuol dire necessariamente funzione, parlo di qualcosa che più, se vogliamo, a livello simbolico. Il bambino di un anno che corre in una stanza e sbatte la testa contro uno spigolo di un tavolo ha bisogno di un qualcuno che fa riferimento al codice materno dell'accudimento, dell'accoglienza, della protezione, e che dice: brutto spigolo che hai fatto male alla testa del mio bambino. E ha bisogno di un qualcuno che fa riferimento al codice paterno del rispetto, del limite, della regola, e che dice: bene, così impari un'altra volta a stare più attento. E un bambino cresce bene con una integrazione fra questi due codici. Poi è chiaro che la madre può anche svolgere, può anche fare riferimento al codice paterno e viceversa, ma sono dei codici che sono differenziati, che si devono integrare per l'appunto in una prospettiva di sviluppo.
Oggi siamo nettamente con la prevalenza del codice materno e dell'orizzontalità rispetto alla verticalità. Ora, si è diffusa, noi abbiamo avuto questa rivoluzione copernicana, se vogliamo, nel 1989, il riconoscimento dei diritti del fanciullo, Convenzione di New York. Importantissimo, il bambino diventa soggetto di diritti invece che oggetto di diritti, sacrosanta conquista. Ma come tutte le conquiste c'è anche un rovescio della medaglia. Io mi ricordo che una ventina di anni fa un grande giurista che era Adelio Carlo Moro, il fratello di Aldo Moro, che mi diceva assolutamente importantissimo il riconoscimento dei diritti dei minori, i diritti del fanciullo, ma occorrerebbe anche provvedere a redigere parallelamente una carta dei doveri, soprattutto degli adolescenti, perché come fanciullo si intende 0-18 anni, allora è diverso evidentemente un bambino di 7-8 anni rispetto a uno di 14-15. E più si cresce, più la dimensione dei doveri dovrebbe integrarsi con quella dei diritti. E il codice paterno, ripeto, che è limite, regola, rispetto. E c'è di fatto una carenza di questo codice, anche e soprattutto nel diritto di famiglia. Pensiamo per esempio a un diritto sacrosanto riconosciuto per i bambini, il diritto all'ascolto, riconosciuto dalla Convenzione di New York, dalla Convenzione di Strasburgo, che è ratificata nel nostro ordinamento legislativo, e dal codice civile, dall'articolo 337 octies del codice civile. Il diritto di un bambino a essere ascoltato, esprimere la propria opinione, che dovrà essere tenuta in debito conto. Ripeto, sacrosanto diritto che assolutamente va riconosciuto, ma ci può essere un eccesso di ascolto, perché l'ascolto del bambino si confonde, viene confuso con un presunto diritto del bambino di autodeterminarsi, allora il rischio è di alimentare dei sentimenti di onnipotenza narcisistica di un bambino che, per esempio, nelle conflittualità familiari si sente ago della bilancia, si sente di poter esercitare un potere decisionale su aspetti che invece dovrebbero riguardare i genitori, gli adulti e anche, se vogliamo, una serie di valori che discende dal mondo degli adulti. Io mi trovo quotidianamente, chiunque si occupa di diritto di famiglia lo sa bene, ad avere a che fare con bambini che in nome del diritto all'ascolto vengono in qualche modo invitati a esprimere posizioni assolutamente sprezzanti, screditanti nei confronti di un genitore, però tutto questo deve essere, ovviamente entro certi limiti, ma deve essere accolto, non dico incoraggiato, ma accolto in nome di questo diritto che, ripeto, se troppo allargato rischia di diventare una sorta di abuso. Ora, Giampaolo Nicolai, un mio collega di Roma, ha scritto un libro magnifico che io invito chi non lo conoscesse a leggere, si chiama Il bambino capovolto. Ora si sta diffondendo in quello che nel libro viene chiamato pantraumatismo, cioè una tendenza genitoriale a scorgere traumi, a scorgere minacce ovunque, no? A cui corrisponde la sottostante convinzione che il bambino sia un essere di cristallo, vulnerabile, fragile, no? Che non resiste alle avversità e quindi da proteggere a oltranza. Torniamo all'esempio del bambino che sbatte contro lo spigolo del tavolo, il stai attento, ti sta bene un'altra volta, stai attento, è una frase che oggi è assolutamente, se vogliamo, politicamente scorretta, se vogliamo anticipare quanto forse verrà detto dopo. E
Ora, si dimentica che il bambino è naturalmente dotato di capacità adattive, di capacità di resilience, e queste capacità adattive, queste doti di resilience vanno in qualche modo stimolate, vanno in qualche modo alimentate. E il bambino si nutre anche, lo sviluppo del bambino si nutre anche di mancate sintonizzazioni, si nutre di incomprensioni, si nutre di equilibri ritrovati, di equilibri rotti e ritrovati. Il bambino che è da proteggere ad ogni costo, le cui richieste devono essere, non dico soddisfatte, ma comunque sempre e comunque accolte, rischia di diventare un grande narcisista, rischia di diventare, mutuando il linguaggio di Padoa-Schioppa, un bamboccione. Io penso, e qua concludo, a tutte queste separazioni conflittuali che sono diventate un vero e proprio problema di salute pubblica, in cui questi bambini contesi vengono tirati per la giacchetta da una parte e dall'altra per ascoltare i loro desideri, per ascoltare le loro esigenze, che diventano voleri spesso a dispetto di quelle che sono le richieste di un genitore. Io vedo bambini che rifiutano un genitore sulla base di motivazioni francamente inconsistenti, e questo rifiuto di un genitore viene buttato in faccia al genitore oggetto di questo rifiuto con una facilità, con una disinvoltura e con un rispetto per il bambino che contrasta con la mancanza di rispetto che viene data nei confronti, che viene rivolta al genitore, e con diciamo un equilibrio molto scarso fra il riconoscimento dei diritti del bambino e il riconoscimento dei doveri, fra i quali c'è il rispetto per il genitore, articolo 317 bis, credo, del codice civile, unico dovere che un minore dovrebbe osservare. Ma questo rispetto per il genitore fa riferimento a una serie di codici che evidentemente in questo momento si trovano collassati e sovrastati dalla cultura del diritto oltranza. Grazie. Passo la parola quindi all'autore, a Massimiliano Fiorin. Per ce ne sarebbero tante di domande e molto probabilmente non ce la faremo con i tempi, ma l'avevamo previsto. Vorrei invece concentrarmi su un aspetto che, come accennavo, caratterizza il libro, cioè quello degli archetipi, e anche la curiosità di un avvocato che si assume il rischio di sconfinare, come dice lei stesso nelle pagine del libro. Sì, mi sono preso la responsabilità sapendo che ci sarà anche chi potrà pensare che sto un po' uscendo da quello che dovrebbe essere il mio mestiere, ma insomma posso dire che comunque non ci metto tanto del mio, ma ho avuto e penso di avere degli ottimi maestri, degli ottimi riferimenti che mi consentono di parlare di certi argomenti di psicologia analitica anche da autodidatta quale sono. Poi certo ci si può chiedere come mai un avvocato un avvocato civilista e familiarista si mette ad interessarsi così di psicologia analitica, di archetipi. Io penso che questo veramente è stato utile a approfondire certi temi, sia per il mio lavoro quotidiano, sia penso anche per le persone che gli avvocati come me incontrano nell'attività di familiaristi. E io
questo che ho appena scritto è il quarto saggio che realizzo sempre più o meno sul tema della famiglia e della disgregazione familiare, delle separazioni e dei divorzi. E questo cercare di presentare certi temi partendo anche da argomenti di psicologia analitica risponde a un'esigenza che io chiamo di ripartenza dal basso, per così dire. Cioè, proprio l'ho accennato prima anche il professor Capozzi, che ha parlato addirittura dell'opzione Benedetto, ci ho pensato anch'io tante volte, c'è l'esigenza in una società come la nostra, in cui, anche se sarebbe urgente, sembra essere diventato impossibile, e forse sarà impossibile ancora per molti anni, affrontare veramente la drammatica situazione del diritto di famiglia, della disgregazione della famiglia con delle riforme di sistema che pure sarebbero urgenti, in quanto queste riforme sembrano impedite dall'imperare del politicamente corretto, forse però è possibile appunto fare una ripartenza dal basso. E questa ripartenza dal basso cosa vuol dire? Cercare di mostrare alle persone che si incontrano nella pratica del diritto di famiglia, sia che la si pratichi da avvocato, sia che la si pratichi da magistrato, da consulente, da mediatore familiare, da psicoterapeuta, tutti quelli che hanno a che fare quel mondo abbastanza ampio di competenze che comunque incontra la crisi delle famiglie, e allora c'è ancora la possibilità di mostrare alle persone che soffrono effettivamente per questa identificazione del diritto con il desiderio, per cui il diritto non si pone più come regola che in qualche modo garantisce tutti di fronte al prorompere dei desideri e delle passioni, ma anzi asseconda al massimo questi desideri e queste passioni, ecco, dicevo, c'è la possibilità di mostrare loro che comunque il matrimonio, la famiglia, la stabilità delle relazioni e degli affetti continua a rispondere alle esigenze più autentiche, profonde e indispensabili del cuore dell'uomo. E questo è qualcosa che può essere in qualche modo presentato anche a coloro che si trovano a fronteggiare la distruzione della loro famiglia, la distruzione dei loro sogni, e sono anche, volendo in qualche modo, schiavi di desideri che non riescono a vedere in un'ottica più ampia. E questo testo vuole proprio cercare di favorire questo modo di pensare attraverso queste 12 storie che sono tutte autentiche, e sono storie proprio che io ovviamente non è che sono... non è cronaca, per evidenti ragioni di segreto professionale, non è che posso raccontare storie che si sono svolte esattamente come vengono raccontate, perché sarebbe una violazione plateale del segreto professionale, però sono storie che, sia pure trasfigurate, sono state proprio scelte in quanto, a mio avviso, rispecchiano delle dinamiche che sono molto frequenti nelle situazioni di crisi familiare, di separazione, di divorzio e nei problemi connessi all'affidamento dei minori. E proprio per questo motivo penso che ci sia la possibilità per chi legge, anche se è un lettore non specialista, leggendo queste storie, c'è la possibilità di vedere se riesce in queste vicende, che come ripeto sono molto frequenti, se c'è la possibilità di riconoscere qualcosa della sua vicenda personale, della sua personalità, delle sue reazioni, delle sue emozioni, oppure qualcosa del partner, delle altre persone che possono essere state protagoniste con lui di situazioni di difficoltà o di crisi familiari, per essere chiamato in qualche modo a conoscere meglio se stesso, perché questo poi è la finalità di fondo, ed è la finalità di fondo anche di tutta la psicologia analitica di Jung e dei suoi successivi interpreti, che appunto è poi sempre la stessa che troviamo fin dall'antichità sul portone dell'oracolo di Delphi: gnosis auton, conosci te stesso. C'è una possibilità di conoscere meglio se stessi, che poi porta anche a conoscere meglio gli altri, forse a trovare maggiore serenità o comunque una chiave per affrontare le proprie crisi familiari in maniera non completamente distruttiva. E questo, se posso dirlo, è un approccio a questi temi che è differente rispetto a quello che avevo
adottato nei primi due saggi che ho scritto sull'argomento delle separazioni, dei divorzi, della crisi della famiglia, che poi era anche proprio l'argomento del diritto e del desiderio, perché il problema nasce all'inizio degli anni 70 proprio in quanto non tanto si introduce il divorzio, perché io poi ho sempre cercato di dirlo che il problema non è il divorzio in sé, perché il divorzio è sempre esistito, così come esiste da sempre il matrimonio, esiste da sempre anche l'eventualità per cui un matrimonio si sciolga quando gli sposi sono ancora entrambi in vita. Cioè nel codice di Hammurabi, solo per fare un esempio, che è probabilmente il più antico documento, qui c'è il professor Capozzi che, come dire, può affrontare bene questi argomenti dal punto di vista storico. Guarda, il più antico documento giuridico che c'è nella storia dell'umanità, che è giunto fino a noi, 3500 avanti Cristo, probabilmente l'origine ancora più antica, c'è il matrimonio, c'è anche il divorzio, perché queste sono cose che sono sempre esistite. Un grande antropologo strutturalista, che è Claude Lévi-Strauss, ha scritto delle parole molto illuminanti su come il matrimonio è sempre esistito in tutte le civiltà umane, fin dalle origini, in tutte le epoche, in tutte le latitudini, ed è esistito in una forma così essenziale che solo dagli anni 70 del secolo scorso, in tutto il mondo occidentale, è stata messa in discussione, cioè è stato ridotto ad un affare privato, un affare di desiderio tra i due sposi che acquisiscono la libertà di interrompere in qualsiasi momento il loro legame matrimoniale, come se fosse un affare privato, nemmeno tra loro due, un affare individuale di ciascuno che l'altro deve in qualche modo rispettare, per cui se nel corso del matrimonio uno dei due alza il dito e dice in nome del suo desiderio che non vuole più continuare quella relazione, allora tutto il mondo del diritto, ma anche un po' tutta la società che sta attorno, anche la rete familiare tante volte della persona che esprime questo desiderio di rottura, si prodigheranno per consentirgli di recuperare la sua libertà individuale nel più breve tempo possibile. E questo genera dei giganteschi problemi. Io quando ho iniziato a scrivere di questi temi, era il 2008, che scrissi il primo saggio, si chiamava La fabbrica dei divorzi, e aveva la prefazione anche allora di Claudio Risè, che ringrazio perché poi è ritornato a scrivere la presentazione di quest'ultimo testo che stiamo presentando adesso. E lo scrissi nel 2008 proprio perché mi stupiva, faceva sentire in dovere di dire qualcosa, osservare come determinati problemi che sono indotti proprio da questa identificazione del diritto con il desiderio e questa trasformazione del matrimonio che si è avviata negli anni 70 con la possibilità di divorziare senza condizioni, solo volendolo, solo esprimendo il proprio desiderio, ecco, questi problemi erano già presenti e sotto gli occhi di tutti, perché era già possibile vedere chiaramente che si creavano enormi problemi nella gestione del diritto di famiglia, delle separazioni, dell'affidamento dei figli. Era possibile già vedere i danni che si manifestavano in tutta la società dal punto di vista economico, perché comunque si creavano problemi economici per tutti, sia per chi il divorzio lo subiva, sia per chi lo chiedeva. Io mi ricordo che quelli erano anni in cui da poco era capitato che anche in Italia le Caritas avessero iniziato anche loro ad alzare il dito e a dire: guardate che qui cominciamo a vedere che nelle nostre mense per i senza tetto, per i poveri, arrivano delle persone che non avevamo mai visto prima, e insomma ci accorgiamo che insomma sono padri separati. E allora non cominciavano in quegli anni a vedere l'esistenza di questo fenomeno di impoverimento collettivo, ma era possibile vederlo già da qualche tempo, così come era possibile vedere da tempo tutti quegli enormi problemi di psicologia sociale, il diffondersi di depressioni, di devianze sociali, di violenza, suicidi, alcolismo. Oltretutto già in quegli anni avveniva che i figli del divorzio, se così possiamo dire, intesi come figli del divorzio di massa dei loro genitori, stavano diventando adulti e quindi stavano diventando anche loro in condizioni di poter
di dovere anche loro decidere cosa fare rispetto all'eventualità di mettere su a loro volta famiglia. Ed è normale che sia nato proprio in quegli anni già il fenomeno che gli americani conoscevano, il marriage strike, lo sciopero del matrimonio, proprio perché in qualche modo fin da bambini erano stati educati a non credere più alla possibilità di un amore per sempre, e nello stesso tempo ormai il matrimonio era stato destituito delle ragioni di esistere, cioè quello di garantire tutti, sia gli spose che i loro figli, che l'insieme della società, ed era diventato un semplice simulacro che non cede, che cede anzi di fronte al dilagare delle passioni e del desiderio individuale. E tutti questi problemi erano già sotto gli occhi di tutti, però nessuno sembrava volerne in qualche modo trarre le conseguenze, nessuno sembrava volerne parlare. Allora ci ho provato io, non ho fatto dei testi in cui partivo dal principio, come accennava prima il professor Capozzi, che il matrimonio è cosa giusta e santa, il divorzio invece è cosa brutta. Ho cercato sempre di lasciar parlare i fatti. Però appunto anche in questo modo, cos'è successo? Io mi sono accorto che, insomma, se c'era stato, come dire, per quel discorso che in fondo non faceva altro che mostrare e mettere in filo una serie di studi, di ricerche, di dati che erano già conosciuti e comunque anche difficilmente discutibili, e succedeva che proprio si manifestava l'indisponibilità a parlarne, non si voleva in alcun modo affrontare questo problema. Esisteva, io l'ho riscontrato, quello che poi già da qualche decennio un importante filosofo cattolico, che è Augusto Del Noce, aveva riscontrato rispetto al dilagare delle ideologie progressiste, delle ideologie libertarie, che lui per primo seppe descrivere come destinate in qualche modo a confluire, e cioè il divieto di fare domande. Il politicamente corretto non era ancora sviluppato come lo è oggi, però già esisteva non tanto, come dire, una confutazione degli argomenti contrari al divorzio, esisteva il divieto di fare domande. Non si poteva alzare il dito e dire: scusate, ma ci sarebbero tutti questi enormi problemi che voi non potete negare, ne vogliamo parlare un attimo o non ne possiamo parlare? No, non se ne può parlare. Io mi ricordo che per me è stata un'esperienza che, insomma, è molto illuminante. Una delle prime volte che sono stato chiamato a parlare negli ambienti dei miei colleghi qui a Bologna del tema, insomma, presentare il mio libro, mi hanno detto: vabbè, ti chiamiamo anche una collega che venga in contraddittorio, cosa che normalmente non avviene, ma, come dire, viste le cose che avevo scritto, era importante che ci fosse un contraddittorio, perché si sapeva che, insomma, dicevo cose che probabilmente non erano molto popolari nel contesto degli avvocati. Mi ricordo che mi dicevano che io ero l'incarnazione del famoso detto della politica statunitense per cui i tacchini non votano mai per le vacanze di fine anno. Io invece ero il tacchino che votava per le vacanze di fine anno, perché non si era mai visto un avvocato che parli in termini così critici di separazione e divorzio. E allora mi è capitato questa incontro in cui io ho presentato poi queste tesi ad una platea ovviamente silenziosa. Poi la collega che doveva fare dal contraddittorio ha preso il libro e ha detto: guarda, io qui l'ho letto, qui vi faccio vedere questa frase. Leggevo una frase e diceva: io non ci posso credere che lui dica queste cose. Poi leggevo un'altra: io non ci posso credere, ma sentite cosa dice. Poi legge un'altra frase: ma io non ci posso credere che uno possa dire oggi delle cose di questo genere. E ovviamente applausi scroscianti della platea. Anche io le dissi: senti, ma tu hai letto in tutto mezza pagina del libro, le altre 279 pagine e mezzo, mettiamo che ne avesse 280, presentano studi, dati, ricerche di carattere sociologico, di carattere giuridico, ovviamente di carattere psicologico. Ci sono tanti studi, dati e ricerche che dimostrano l'esistenza di questi problemi, da cui poi derivano quelle affermazioni che tu hai citato in questo modo così un po' caricaturale. Se, visto che siamo, se tu potessi anche provare in qualche modo a entrare nel merito dei problemi, forse il dibattito sarebbe più produttivo. E allora lei mi risponde, dice: sì, no, ma guarda, lo dice pubblicamente, io ho letto il libro, e io non ho mica niente da osservare rispetto a
queste cose che tu scrivi. Mi sembra che siano anche fondate, io non ho motivo di confutarle, anzi, secondo la mia esperienza, sono anche molto giuste. E allora però io non posso credere che tu dica certe cose, perché... E dico, vabbè, quindi mi ha dato proprio la dimostrazione plastica dell'esistenza di questo divieto di fare domande. Non si può alzare il dito e porre sistematicamente certe questioni, anche se i fatti e la tragicità dei fatti è comunque evidente. E da qui nasce questo desiderio che poi è arrivato, ho scritto anche il mio saggio precedente, L'amore non sarebbe per Ares, cerca di realizzare un cambio di prospettiva, poiché c'è questo politicamente corretto che ti impedisce di poter affrontare sistematicamente il problema, anche se sarebbe urgente. Qui il professor Camerini sa meglio di me quanto sarebbe urgente una riforma sistematica del diritto di famiglia sui problemi dell'affidamento dei minori, perché da una parte è un sistema che non sta più reggendo, perché non riesce più a soddisfare quelle esigenze che dovrebbe soddisfare, e dall'altra si ostina a non voler accogliere in alcun modo degli orientamenti che invece in altri paesi sono già stati accolti, proprio perché ci si è resi conto che così non si può andare avanti e che c'è bisogno in qualche modo di mettere dei punti. Il pillone è stato letteralmente lapidato sulla pubblica piazza. Sì, esatto, ma il senatore Pillon, che aveva proposto nella presente legislatura un disegno di legge che peraltro voleva semplicemente introdurre anche in Italia cose che in altri paesi già si fanno e che comunque è l'introduzione di quella che è già una risoluzione del Consiglio d'Europa sulla cosiddetta share custody, sull'affido materialmente condiviso tra i due genitori, quindi qualcosa che già in altri paesi è scontato. Il finimondo. È successo il finimondo. Io anche qui a Bologna lo vedevo il povero Simone, perché, come dire, ci conosciamo, visto che, come dire, c'erano proprio le manifestazioni in piazza in cui scandivano il suo nome, le associazioni forensi si scandalizzavano e facevano il finimondo proprio per evitare che questi problemi fossero affrontati in questi termini, però senza mai entrare nel merito, soltanto con degli slogan ideologici. Io da questo punto di vista penso che si debba arrivare proprio alla ripartenza dal basso, visto che è inutile affrontare sistematicamente, però si può cercare di farlo attraverso un intervento nel concreto, sporcandosi le mani, come fanno coloro come gli avvocati come me, mi rendo conto che siamo pochi, come fanno molto i mediatori familiari e i consulenti di coppia come Marco Scaramagnani, che qui... Infatti tra un attimo gli dobbiamo passare la parola, perché il tempo sta scorrendo velocissimamente. Sì, adesso gli passo la parola. Ecco, guardi, visto che passiamo la parola a Marco, lui è uno di quelli che da tempo cerca di fare nel suo piccolo quello che cerco di fare anch'io con questo libro, cioè di fare una ripartenza dal basso, di mostrare alle persone concrete che c'è un diverso modo di affrontare e possibilmente di superare la propria crisi, che non necessariamente ti porta a superarla, ma che comunque può aiutare a limitare i danni, se così possiamo dire. Marco, mi ricordo che è stato uno dei primi che con me si è confrontato su queste tesi, mi fa piacere che abbia accettato l'invito a parlarne. Ecco, chiediamo subito a Marco Scaramagnani, proprio in virtù del suo ruolo, ci colleghiamo a questo ripartire dal basso, come avviene nel caso del consulente di coppia, qual è l'importanza anche dell'affiancamento tra aspetto giuridico e aspetto psicologico, e in particolare su una questione che sembra forse l'ostacolo più grosso, cioè quello di saper perdonare e perdonarsi anche eventualmente, viste le fragilità di ciascuno poi. Mm-hmm. Grazie dell'invito, Massimiliano, ho letto il tuo libro e ti invidio sempre per la capacità di scrivere, veramente, veramente piacevolissimo. Io ti invidio per la capacità di parlare, perché sei veramente un bravissimo performer quando fai le tue iniziative per coppie. Sì, allora parto dall'ultima domanda, che era la questione del perdono, su cui è una questione centrale che nelle coppie che si trovano ad affrontare una crisi, perché la crisi poi c'è anche degli addebiti di colpa reciproca, poi insomma trovare dove sta la colpa è sempre piuttosto difficile, trovare dove sta il danno. E, si fa tanta retorica sul tema del perdono,
addirittura ci sono le frasi fatte, se volete la coppia è cos'è che si dice, la coppia è un consesso, una associazione tra due abili perdonatori, ed è pure vero, potremmo inserire il perdono tra le virtù legali della coppia. Sicuramente la prima virtù è quella della pazienza, senza la quale nessuna coppia può resistere. Il perdono è un'altra questione. Diciamo che noi siamo chiamati a mettere in atto il perdono più volte quotidianamente quando viviamo all'interno della coppia. Poi ci sono dei perdoni un po' più difficili perché riguardano questioni grosse. Se è vero che non vi è coppia senza capacità di perdonare, è anche vero che dal mio punto di vista il perdono non è un colpo di spugna, ecco, perché c'è un po' di faciloneria nel nostro presumerci abili perdonatori, e credo che soprattutto anche così nel mondo cattolico, no, si voglia molto amplificare la dimensione del perdono unilaterale. Io credo che, e lo dico non per teoria, ma lo dico proprio dalla pratica del lavoro con le coppie, è vero che c'è il perdono, ma è anche vero che ad esserci, magari gli avvocati potrebbero spiegarmelo meglio, ad esserci una qualche forma di risarcimento, perché io sono sempre molto, sto molto in guardia quando a fronte di questioni gravi, di tradimenti, sono, dice, ma ho perdonato, come se fosse possibile dare un colpo di spugna. E io trovo che quando si danno le persone così, in maniera facile, poi, tra virgolette, mi si passa il termine, la si fa pagare in altri modi, perché perdonare e poi allontanarsi non è un perdono. Perdonare e poi farla pesare ogni volta che viene in discussione non è perdono. Perdonare e poi non concedersi più non è perdono. Ecco, quindi credo che accanto al perdono vada anche messo un po' un concetto, diciamo, risarcitorio, scusate se prendo a prestito parole che non conosco, cioè in qualche maniera ci si deve anche porre il problema di portare un po' di equilibrio, perché la coppia vive di equilibrio, laddove c'è una percezione di squilibrio la coppia non va più avanti, quindi c'è bisogno c'è più che capire, di fare la domanda un po' ansiogena, che se questo ha perdonato davvero, io faccio una domanda che è un po' provocatoria e chiedo che cosa vuoi in cambio, perché una persona ha bisogno di essere ricambiata. Se una persona riceve un torto, credo che sia giusto che sia in qualche modo ricambiata, ma non per ricatto, ma perché si ritorna ad uno stato di equilibrio che è sempre instabile all'interno della coppia, ok? Comunque si ritorna ad una dimensione in cui, ok, ripartiamo alla pari. Solitamente quello che si vuole in cambio è qualcosa di simbolico, perché non è che c'è un rapporto, no, assolutamente, come dire, equilibrato, no? Cioè, proprio l'amore necessita che ci sia anche la possibilità di fare un passettino in più, e questo è un po' che possiamo mettere tra i titoloni dell'amore, no? Cioè, siccome io amo, quindi non ti chiedo di pagare esattamente uguali, ma magari ti chiedo un pochettino di meno, proprio perché amo. Però ci deve essere questa forma di risarcimento che io cerco sempre di attivare in consulenza, perché credo sia un passaggio importante, perché nemmeno quello che ha causato il torto si sente in pace veramente, se non ha avuto la possibilità di risarcire. Basti guardare, cioè, per persone semplici, anche i bambini quando fanno un danno, no? Si dice tra educatori che i bambini hanno bisogno che i genitori gli dia la possibilità di riparare, se no stanno male. Cioè, non è che ok, va bene così, se un bambino rompe qualche cosa gli si dà la possibilità di mettere in ordine. Questa è una grande forma di equilibrio nei rapporti umani. Il rapporto umano di coppia è un rapporto che va sulla pari. Cerco di ricordare a memoria le domande che mi hai fatto, vado, scusate, un po' velocemente di voce. In realtà c'è già una risposta implicita, perché l'altra domanda che pensavo di fare riguarda il fatto che apparentemente, o almeno a prima vista, sembra un po' una forzatura quella di darsi da fare per una ripresa, quando sembrerebbe molto più lineare invece chiudere, dice vabbè, è finita, ci si separa. Evidentemente non è solo una forzatura, ma è anche una necessità anche di riparare in questo caso, sì. Insomma. Ma questo, come si diceva poco fa, sicuramente poi i tempi portano a questo bias concettuale per cui sembra più facile così rompere. In realtà, se andiamo nel profondo, io credo che ogni persona che si sposa
desidera per sé un legame assoluto, quindi un legame in cui io sono amato totalmente e desidero amare totalmente. Non avere questa possibilità è un po' una stortura, quindi senza le storie personali meritano sempre grande attenzione e rispetto, però in qualche maniera legiferare oppure creare già una teoria per la quale c'è un matrimonio, cioè deve andare verso la rottura, direi di no. Cioè un matrimonio è un patto, è un'alleanza, e le alleanze si rispettano, le alleanze non sono senza difficoltà, e quando ci sono delle difficoltà si affrontano. Questa è anche le alleanze economiche, no? Che so, è un periodo di crisi, si fanno contratti, magari non riesco ad onorare il mio contratto, però cerco di mettermi d'accordo. Ecco, magari il paragone è un po' infelice, ma penso che il matrimonio è anche una faccenda molto umana, e come tutte le cose umane, così va anche regolata, e così si perdona anche il fatto che non sia perfetto. Grazie, siamo veramente in chiusura, abbiamo ancora pochissimi minuti. Intanto libero Marco Scarmagnani, perché mi pare che abbia un impegno proprio adesso, quindi clienti online, si parlava prima di questo nuovo. Esatto, quindi modalità. Grazie. Intanto grazie, ci salutiamo intanto per ora. Relatori, abbiamo una domanda che sta arrivando via Facebook, domanda di Silvia, che dice: lei ha detto, credo riferita a Capozzi, che la generazione degli anni 20-30 è stata l'ultima generazione che ha vissuto come automatismo la fedeltà coniugale, il per sempre, e chiede: allora la generazione nata negli anni 40 ormai è quella invece la prima non più consapevole? Abbiamo veramente un minuto ciascuno per l'ultimo giro. È la prima ad aver cavalcato l'onda della cultura del narcisismo, come la chiama Christopher Lasch, cioè la cultura del vengo prima io, appunto, del diritto uguale desiderio, aver cavalcato quest'onda dello tsunami. Ne è stata travolta, ne sono stati travolti i figli, cominciano a esserne travolti i nipoti, però questo è, quando io dico automatismo vuol dire che comunque il tarlo c'era già nelle generazioni precedenti, perché la secolarizzazione radicale, la mentalità ideologica, l'utilitarismo sociale aveva portato a quello, solo che era coperto da quella mano di vernice che dicevamo prima, ancora quelle gerarchie che erano gerarchie familiari o gerarchie ideologiche o gerarchie economiche e politiche che frenavano il narcisismo. Dopo esplode questo. Grazie. Domanda per il professor Camerini. Ecco, volevo dare un occhio rapido all'attualità, cioè tempo di pandemia, si parla spesso di crisi ulteriori, criticità ulteriori, volevo sapere come si riflette questa situazione particolare che stiamo vivendo anche in tema e di crisi familiari e per quanto riguarda i minori, chiaramente. In questi mesi ci sono state, in epoca, soprattutto in occasione del primo lockdown, delle clamorose liti, conflitti a tutti i livelli per i diritti di frequentazione dei figli nelle coppie separate. Sono moltiplicati i casi di genitori che hanno denunciato l'impossibilità di accedere al figlio per ostacoli dati dall'altro genitore per ragioni di presunta sicurezza dei figli. Cioè le situazioni di crisi come questa finiscono fatalmente per acuire i conflitti in corso, e questa, una crisi, la grave crisi pandemica, ha fornito argomenti ai genitori che intendevano ostacolare in tutti i modi l'accesso ai figli da parte dell'altro genitore. Sicuramente questa situazione ha nuociuto, e nelle famiglie invece, diciamo, non separate, ma comunque con qualche criticità all'interno, crisi del funzionamento all'interno, sicuramente la forzata convivenza può avere acuito questi elementi di criticità.
Grazie. Ultima domanda per l'autore, Massimiliano Fiorin. Riparto dall'inizio, cioè da quell'angoscia e speranza a cui fa riferimento Risè nella prefazione. Dice: questo libro nasce da un'angoscia e una speranza. Quali sono rispettivamente l'angoscia e la speranza che hanno dato origine al libro e che eventualmente si vogliono trasmettere, soprattutto la speranza, chiaramente? È un po' quello che ho detto prima, l'angoscia derivava dalla constatazione che la realtà delle separazioni, dei divorzi, dei grandi problemi per l'affidamento dei figli, da ormai decenni stanno facendo dilagare in tutto il mondo quelli che io ho sempre chiamato gli oceani di sofferenza, perché veramente c'è una grande sofferenza che è devastante, che ha dei costi umani enormi, che poi diventano costi anche economici indirettamente, in termini di violenza, in termini di depressione, in termini di aumento di devianze di vario tipo, in termini di aumento di difficoltà che poi noi le vediamo ogni tanto sui giornali quando avvengono i grandi fatti di cronaca, ma poi c'è un sommerso che è veramente devastante. Questo può creare angoscia, anzi crea almeno angoscia in chi vede che queste cose esistono ma non c'è la volontà di affrontarle da un punto di vista sistemico. La speranza consiste, come dicevo prima, nella possibilità della ripartenza dal basso, di poter cercare, sia pure, come ha fatto, lo diceva prima il professor Capozzi, Benedetto da Nocio, nella lezione Benedetto, cominciare a rimboccarsi le maniche, a cercare quei pochi che le cose le vedono, che non hanno paura di affermare quello che sembra non essere più possibile affermare, ma che in realtà poi non smette di essere reale, e quindi cercare di mostrare alle persone che si trovano veramente in questa difficoltà che c'è un altro modo di poter affrontare la crisi. Il diritto ha abdicato alla sua funzione regolatrice e insegue sempre il desiderio delle persone, cosa che crea grandi problemi. Io, il professor Camerini, che è un consulente tecnico, lo saprà, è difficile ottenere dai giudici una parola anche definitiva sui problemi dell'affidamento dei figli, viene tutta scaricata sui consulenti tecnici perché non c'è proprio nemmeno più culturalmente la disponibilità a come dire, mettere una parola normativa che freni il dilagare dei desideri, quindi ci si affida alle valutazioni degli psicologi, degli psicoterapeuti per cercare di capire quello che poi è anche difficile per tanti motivi poter regolamentare, proprio perché c'è una situazione di disgregazione che soltanto un venirsi incontro dei genitori potrebbe in qualche modo attenuare. E la speranza, come dicevo prima, nasce dal fatto che proprio, insomma, questa ripartenza dal basso è possibile, e io vedo che tante volte dei risultati se ne hanno, poi riesci anche ad essere ringraziato alla fine, cosa che poi agli avvocati capita molto poco spesso per la natura del loro lavoro, e a vedere che comunque ci sono anche delle situazioni in cui anche coppie ferite, anche persone ferite, anche coloro che hanno vissuto sulla loro pelle tutte le tragedie che derivano dal modo con cui normalmente vengono affrontate le separazioni conflittuali e divorzi, ecco, possono essere in qualche modo sanati, possono comunque ricostruire una prospettiva positiva nella loro vita ed essere aiutati, come dicevo, poi è lo scopo di tutto quest'ultimo libro, a conoscere meglio se stessi, e questo ha sempre una efficacia positiva per cercare di superare gli oceani di sofferenza di cui parlavo prima. Grazie, grazie all'autore Massimiliano Fiorin, ai nostri ospiti, il professor Eugenio Capozzi, il professor Giovanni Battista Camerini, Marco Scarmagnani, che abbiamo salutato poco fa, e a tutti voi che ci avete seguito. Ricordo in conclusione, intanto, il prossimo appuntamento con le dirette delle edizioni Ares sarà domenica 21, come abbiamo anticipato, dedicata a Eugenio Corti. Proprio qui sotto, tra i commenti, troverete subito il link diretto alla pagina delle edizioni Ares dedicata al libro Il diritto e il desiderio, dove troverete il libro anche in formato ebook, tra l'altro. Grazie ancora a tutti, buona serata e buona lettura. Grazie a voi.